La ministra Boschi, durante la mozione di sfiducia, ha negato di essersi mai interessata alla Banca del Padre, quindi ha mentito? Non lo so, evidentemente ha fatto queste dichiarazioni. La ministra Boschi mi chiese se era pensabile per Unicredit valutare l'acquisizione o comunque un intervento su Banca Popolare dell'Etruria. Non c'è dunque conflitto di interessi, non c'è dunque alcun favoritismo, non c'è alcuna corsia preferenziale. Non c'è alcuna corsia preferenziale. Queste sono le parole del ministro Boschi. Io in aula gli risposi in questo modo. Il ministro Boschi ha un conflitto grande, non come una casa, come una banca. Una banca tutelata, una banca sulla quale è intervenuto questo governo. E lei, non soltanto lei, è chiaramente un punto di intermediazione tra il governo Renzi e una banca che è riconducibile alla sua famiglia. Perché il ministro Boschi, un ministro della Repubblica, deve essere al di sopra di ogni sospetto? E lei non lo è al di sopra di ogni sospetto. Un intero clan di renziani, Boschi, Renzi, Carrai, negli ultimi anni si è dedicato alla banca riconducibile alla famiglia Boschi, sollecitando interventi, esprimendo preoccupazioni, chiedendo informazioni, eccetera, eccetera. E tutto questo, dato che i protagonisti sono appunto, a parte Carrai, braccio destro di Renzi, Renzi, presidente del Consiglio all'epoca, e ministro Boschi, ministro della Repubblica, cioè tutto questo si tratta evidentemente di una pressione politica. Tutto questo è conflitto di interessi. Tutto questo prova, tutto questo, tutti questi fatti provano le menzogne del ministro Boschi, che in un paese normale sarebbe già sparita dalla scena politica da tempo. Non voglio incentrare questo intervento su come state chiudendo questo quinquennio, di come avete speso le nostre risorse, le risorse di tutti gli italiani in questi anni, 50-60 miliardi buttati in norme bonus, con i consumi al palo e l'insicurezza occupazionale. Non servirebbe in alcun modo. Avete ignorato un popolo, l'avete fatto anche prima che noi entrassimo qua dentro, poi siamo entrati qua dentro noi e adesso io vedo nei loro occhi una paura folle, una paura di chi ha capito cosa siamo in questi 5 anni. Ci state combattendo in una maniera plateale, in ogni singola occasione. Io mi rivolgo a voi perché io mi sento parte di chi ci segue a casa. Noi siamo venuti qua senza niente, cercando di fare il bene per i cittadini. Loro, come hanno ignorato noi qua dentro, hanno ignorato le urla, le grida, la richiesta d'aiuto che arrivava da milioni di cittadini che stavano fuori. Come hanno deriso noi qua dentro, stanno deridendo voi ogni qualvolta vanno in televisione e raccontano il contrario di quello che stanno facendo qua dentro. Ogni volta che combattono noi, che vogliamo portare degli emendamenti che danno respiro e visione e benessere al nostro paese, combattono ognuno di voi che sta seguendo e si sta interessando alla politica. Ora a noi, a tutti noi, non ci resta che vincere. E quindi io spero con tutto il cuore che ognuno di voi anche a casa capisca l'importanza per se stesso, che qui dentro in questi 5 anni c'è stata una forza politica che nonostante tutto ha portato a casa dei risultati e l'ha fatto per il bene dei cittadini italiani. Noi ovviamente salutiamo quelli che dal nostro punto di vista sono stati i risultati di maggior rilievo. Innanzitutto disporre la obbligatorietà dell'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare in un periodo temporale ben determinato che è 3 mesi. È una risposta che iniziamo a dare ai cittadini rispetto agli impegni che anche noi avevamo preso. L'altra disposizione certamente che vede il nostro favore è quella normativa volta a scoraggiare il trasformismo parlamentare, la nascita di gruppi parlamentari che oggi qui vivono senza avere alcuna legittimazione elettorale. La norma che vieterà la costituzione di nuovi gruppi parlamentari che non abbiano una rispondenza nelle schede elettorali che gli italiani si troveranno davanti da qui al futuro, non può che essere una norma da accogliere favorevolmente. Ci sono anche degli aspetti su cui abbiamo delle perplessità e su cui evidentemente poi l'esperienza ci dirà quanto e come abbiamo lavorato bene, quanto abbiamo sottovalutato alcuni aspetti o magari sopravvalutato altri. Noi siamo convintamente determinati a dare comunque un giudizio algebrico, una somma algebrica fra gli argomenti che ci hanno convinto e quelli che no, in senso favorevole, ed è il motivo per il quale annuncio il voto favorevole del mio gruppo. Grazie. 2 giorni sono a disposizione. Noi abbiamo chiesto e chiediamo ancora che nel calendario sia inserito nella giornata di venerdì il disegno di legge 2888 per l'abolizione dei vitalizi, un disegno di legge che è stato votato alla Camera, che porta la prima firma di un parlamentare del PD, che è stato mandato al Senato con proclami per essere poi tradito e insabbiato.
Nell'ambito della stesura del programma agricolo del Movimento 5 Stelle, quest'oggi abbiamo iniziato il ciclo di incontri con i portatori di interesse, con i stakeholder, con i rappresentanti del mondo agricolo nazionale. Abbiamo iniziato l'incontro con i rappresentanti di Coldiretti e abbiamo approfondito alcune tematiche, tra le quali quella che ci sta particolarmente a cuore, del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Ci ha dato degli utilissimi suggerimenti su come tutelare il prezzo equo per i prodotti agricoli agli agricoltori. Con Coldiretti abbiamo parlato anche della crescente necessità della popolazione italiana ma anche europea di un cibo sano, un cibo genuino che tuteli la salute e anche l'ambiente. C'è un 60-70% di cittadini che vogliono sapere con un'etichetta trasparente quello che stanno mangiando, dove è stato prodotto e anche le materie prime che lo contengono, da dove vengono. Questo proprio per poter scegliere in maniera informata, tutelando quelle realtà che rispettano le regole, che rispettano l'ambiente, che rispettano la salute di tutti noi. Proseguono i nostri incontri con le parti sociali per presentare il nostro programma ambiente. Questa mattina abbiamo incontrato Federparchi e nel pomeriggio abbiamo incontrato Utilitalia. Sono sempre incontri molto importanti e fruttuosi perché si affrontano i temi cardini del nostro programma. A noi interessa molto sentire le parti che hanno da dire in positivo e in negativo sul nostro programma e su queste faremo delle riflessioni sicuramente nel futuro, senza lasciare comunque i nostri obiettivi. Abbiamo parlato di gestione dei servizi ambientali, acqua, rifiuti, energia, sono la nostra vita, se li gestiremo bene questi saranno il nostro futuro. Dobbiamo diffondere assolutamente le buone pratiche. Il confronto è stato molto franco, anche a volte su alcune posizioni distanti, però è un confronto che è solamente iniziato, proseguirà e soprattutto proseguirà con la condivisione in rete delle nostre idee, delle nostre proposte. Questa legge mette al centro il bisogno del testimone, tanto è vero che potrà, in stato di necessità, interloquire direttamente con la Commissione centrale. E dall'altro capo lo responsabilizza ulteriormente ed in caso di dichiarazioni mendaci per ottenere illeciti benefici scatta un'ulteriore sanzione di circostanza aggravante ad effetto speciale nel reato di calunnia. La novità maggiore di questo provvedimento è l'articolo 16 che istituisce la figura del referente del testimone di giustizia. Una persona di sua fiducia che l'assiste per tutta la durata del programma di protezione ed anche successivamente fino al riacquisto dell'autonomia economica e quindi sociale. E va specificato che il referente ha il solo compito assistenziale e che la titolarità della decisione resta comunque in capo al testimone. Questa è una buona legge che sana distorsioni del passato e ridà fiducia a persone che hanno dato molto a tutti noi e che spesso non hanno ricevuto in proporzione. Una legge che per me assume un significato speciale. Sentire con le proprie orecchie le emozioni, l'ansia, la fatica del vivere dei testimoni di giustizia resterà un ricordo indelebile. E spero che sia data grande visibilità a questo provvedimento, perché la sua conoscenza potrà incoraggiare altri cittadini a denunciare. L'agricoltura di uno studioso del XIV secolo si racconta come in Afghanistan, solo nella zona di Herat, crescessero oltre 100 varietà distinte di vite. Mandorle, albicocche, melograni, gelsi, pistacchi e fichi. L'Afghanistan era un Eden, con un clima particolarmente favorevole rispetto ai propri vicini. Oggi l'ONU ci dice che l'Afghanistan ha battuto ogni record di produzione dell'oppio. La maggior parte arriverà sulle nostre strade, trasformato in eroina e finanzierà l'eterno conflitto afghano. Nel paese si combattono infatti almeno 3 guerre parallele. Quella contro la droga, quella contro l'insorgenza talebana e quella contro la corruzione. E tutte e tre si stanno perdendo. Ci sono però alcuni dati positivi. Il PIL pro capite del paese sta crescendo, l'aspettativa di vita si sta allungando, l'accesso alla sanità e alla scolarizzazione aumentano seppur di poco. Su questi dati bisogna costruire puntando soprattutto sui giovani, che stanno lottando faticosamente per cambiare l'immagine e la gestione del paese. L'UE dovrebbe attivare mettendosi in campo politiche che puntino alla loro valorizzazione, che contribuiranno a una maturazione dell'intera società afghana, togliendo nel contempo terreno fertile al reclutamento terroristico. Serviranno forse 20 anni, ma è l'unica strada percorribile. Il ministro Boschi mi chiese se era pensabile valutare l'acquisizione o comunque un intervento su Banca Popolare dell'Etruria. Il ministro Boschi ha un conflitto grande, non come una casa, come una banca.